commento sulla lezione di Charles Bolden. Allora, è stato interessante perché lui ha messo in evidenza sia l'aspetto, diciamo, tecnico e che l'aspetto umano, quindi ci ha voluto dare delle illustrazioni di carattere proprio, diciamo, tecnico sulla la NASA, le sue attività, però anche un messaggio umano sul fatto, diciamo, detto non abbiate paura, ci ha raccontato la sua esperienza, ha detto non abbiate paura del fallimento, perché lui non voleva fare neanche l'astronauta da giovane. Poi gli hanno detto perché no, gli ho detto ma non mi prenderanno mai, invece... When I say don't be afraid of failure, what I mean is, you know, whatever it is that you dream you want to do, go for it. E soprattutto ci ha mostrato l'approccio americano allo spazio, che secondo me è forse qualcosa che un po' manca all'Europa. Abbiamo menti brillanti che non devono invitare nulla a nessuno, però l'America ha quelle risorse, quell'approccio che forse fa la differenza, non forse, fa la differenza. Quello che vedete qui è il manuale per le procedure operative a terra e in generale nelle operazioni di volo dello Space Shuttle. E questa è la versione del 1988, penso, dove ci si è allenato ed ha utilizzato anche il direttore della NASA. Quindi queste figure, queste procedure sono proprio le specifiche tecniche che gli ingegneri della NASA e gli astronauti utilizzano durante la loro formazione e durante l'utilizzo della macchina. Un ingegnere aerospaziale italiano che cosa si aspetta da un incontro del genere con un personaggio di spicco come Charles Bolden, americano? Beh, forse quello che possiamo dire nel momento attuale è riprendere un po' di speranza, perché ultimamente i periodi sono quelli che sono, quindi forse questa iniezione di fiducia, di voglia di fare, di passione per la materia, che sicuramente è una di quelle più interessanti che si possono trovare oggigiorno, è, diciamo, l'iniezione di fiducia che ci ha dato oggi con la sua passione, con la sua possibilità di raggiungere, insomma, grandi successi con l'impegno, il lavoro. Insomma, mettercela tutta per raggiungere i propri sogni, con le proprie passioni. Questo forse è quello che può sperare un ingegnere oggi dopo questa conferenza.